Ammontano a 166 milioni e 520 mila euro le risorse necessarie per attuare il programma straordinario per le scuole, così da consentire il regolare inizio del prossimo anno scolastico. Con una nuova ordinanza del commissario delegato alla ricostruzione, presidente della regione Vasco Errani, vengono individuate per tipologia di intervento le risorse necessarie. La regione ha inoltre istituito una commissione che sta valutando in questi giorni i 310 progetti presentati da 91 imprese. La gara prevede la costruzione di soluzioni alternative per le scuole che non sono riparabili in tempi brevi perché gravemente danneggiate e quindi lungamente inagibili. Per le operazioni di presa in possesso dei terreni individuati per l'installazione dei moduli prefabbricati destinati a strutture scolastiche, la Regione si avvale della collaborazione dell'Agenzia del Territorio che ha messo a disposizione il suo personale tecnico con simili funzioni a quelle che sono state necessarie in occasione del terremoto dell'Aquila. Ricominciare dopo il terremoto significa anche ritornare ad avere una chiesa in cui raccogliersi in preghiera. Il sisma non ne ha risparmiate tante nel Modenese. Per questo si è tenuto un convegno all'Istituto Veritatis Splendor di Bologna in cui si è discusso di ricostruzione e sono anche stati presentati dei progetti. I danni comunque sono enormi, come conferma il ricercatore dell'Università di Bologna Matteo Agnoletto. Certo è che si deve ricominciare. Solo nella provincia di Modena, nella diocesi di Modena e di Capri, si registrano circa 700 milioni di euro di danni per le oltre 40 chiese danneggiate. Si sta iniziando a ragionare su come rispondere all'emergenza dello spazio liturgico, in quanto le chiese colpite dal sisma sono state praticamente tutte danneggiate e sono fuori uso. Le problematiche dell'emergenza non stanno a livello istituzionale dando priorità al tema delle chiese, anzi, spesso le comunità protestano in quanto la conservazione dei campanili o delle strutture liturgiche tutelate dalla soprintendenza impediscono di poter entrare in abitazioni vicine in quanto appunto è stata bloccata la demolizione. Credo però che non sia nemmeno giusto determinare una serie di gerarchie. La Regione Emilia-Romagna ha già avviato un programma di fuoriuscita dall'emergenza con le scuole provvisorie, in questi giorni è stato presentato il piano casa. E per quanto concerne invece il recupero dello spazio della Chiesa, appunto la Fondazione Lercaro che sta dando le prime risposte. Spiazzati dalle farmacie chiuse e poco informati sulla serrata, giovedì mattina i modenesi rimasti in città non hanno fatto i conti con lo sciopero delle farmacie proclamato da Federfarma per i tagli previsti dalla spending review in discussione al Senato. Signora, lei sapeva che le farmacie erano chiuse? No, non lo sapevo, lo sto leggendo adesso. Sapeva che le farmacie erano chiuse? No. Per tutta la giornata sono stati garantiti le aperture delle farmacie di turno e quelle comunali. In molti esercizi sono stati affissi manifesti e volantini con le motivazioni della protesta. Caro cittadino, protesta con il tuo farmacista. Alcuni titolari, insieme con i dottori che vi lavorano, hanno sostato davanti alle vetrine chiuse per spiegare cosa sta accadendo a chi arriva convinto di trovare aperte le farmacie. Perfetto, grazie, salve. Lei è la signora, la dottoressa Daniela? Sì. Titolare della farmacia San Marco? Sì. Farmacie oggi chiuse, la serrata è stata annunciata, è stata portata avanti. Quali sono le ragioni per cui la sua farmacia ha aderito a questa serrata? Cerchiamo di mantenerci un futuro, sia per noi che per i nostri figli e anche per la gente, perché la sanità viene sempre più, come posso dire, tagliata. E di conseguenza, per ora, come stanno le cose adesso, non abbiamo un futuro. Intanto da Bologna, Ascom Pharma, associazione di titolari di farmacie, non condivide la scelta della serrata. L'associazione ritiene che non sia il momento per l'agitazione in piena crisi economica per le famiglie ed imprese, ma neanche la motivazione ulteriore imposizione di sacrifici per le farmacie. Riteniamo che sia prioritario stringere sempre più il rapporto di servizio con i nostri concittadini, scrive in una nota Ascom Pharma. Per il governatore Vasco Errani arriva dalla Procura di Bologna la richiesta di rinvio a giudizio per falso ideologico nel merito dell'inchiesta che coinvolge la cooperativa guidata all'epoca dei fatti dal fratello Giovanni.
Terre Emerse, cooperativa di Bagnacavallo, ottenne nel 2006 dalla Regione un finanziamento di 1 milione di euro per la costruzione di una cantina vinicola a Imola, ma secondo gli inquirenti i lavori non furono terminati nei tempi previsti, condizione necessaria per l'ok al finanziamento. È stata la memoria inviata dal presidente dell'Emilia Romagna a inguaiarlo. Ora è accusato di falso ideologico. Secondo la Procura di Bologna, infatti, Errani, in concorso con due dirigenti, avrebbe occultato informazioni per favorire così il fratello. Il suo regale parla di paradosso. A mio avviso la Procura di Bologna ha commesso un grave errore formulando la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Errani, ha commentato appunto Alessandro Gamberini, che parla di una vicenda sconcertante e respinge ogni addebito. Errani, indagato per falso ideologico a inizio giugno, è stato anche sentito in procura. All'udienza fissata per il 7 novembre, ha proseguito Gamberini, sono convinto che davanti al giudice si chiarirà tutto. Il legale ricorda inoltre che appena è sorto il sospetto di una presunta irregolarità, il presidente Errani ha fatto subito un esposto in procura. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Giovanni Favia, ha dichiarato che se Errani sarà rinviato a giudizio dovrà dimettersi, dovrebbe farlo a tutela del lavoro che sta svolgendo come commissario straordinario per l'emergenza del terremoto. Commentando la notizia del suo rinvio a giudizio, Errani ha dichiarato: «Mi presenterò davanti al giudice con piena fiducia perché così si chiarirà che non ho commesso alcun reato. Sono certo di ciò che ho fatto e faccio da presidente di regione e non ho mai favorito o sfavorito qualcuno». C'è anche un laureato con 110 lode in economia e commercio tra i rapinatori arrestati dai carabinieri di San Lazzaro e ce n'è uno particolarmente sensibile che alcuni giorni dopo un colpo ad una banca ha telefonato ad un'impiegata per chiederle scusa e sincerarsi che stesse bene. Alla fine però laurea e sensibilità non hanno permesso ai malviventi, 4 in tutto, di finire in carcere. Ad essere stati arrestati sono stati così Salvatore Conciauro, 44 anni, Giuseppe Casamirra, il 38enne laureato, Fabio Zappardo, anche egli 38 anni, e Salvatore Morgavi, di 47. Le ordinanze sono state eseguite a Palermo e Bologna. I primi tre erano stati arrestati lo scorso 25 novembre a seguito di una rapina perpetrata alla UGF di Modena. Gli investigatori dell'arma di San Lazzaro, grazie agli elementi acquisiti nel corso di quell'operazione, sono riusciti a far luce su altre 6 rapine consumate nell'hinterland bolognese e modenese nei mesi precedenti. I reati sono stati commessi sempre in orari pomeridiani e soltanto dopo un attento sopralluogo finalizzato a studiare la banca da colpire. Il modus operandi era sempre lo stesso: il giorno della rapina la banda noleggiava un veicolo per passare inosservata ad eventuali controlli delle forze di polizia. Con il mezzo pulito i malviventi si avvicinavano alla banca e uno di loro entrava dentro a volto scoperto, mentre gli altri in un modo o nell'altro lo seguivano con mascheramenti. Una volta dentro l'istituto di credito, i rapinatori immobilizzavano tutti i presenti impiegati e clienti, sottraevano loro i cellulari per evitare che qualcuno potesse avvisare le forze dell'ordine, dopodiché legavano i polsi delle persone con fascette di plastica per poi radunarle in un locale, ad eccezione dell'impiegato della banca che deteneva i codici delle casseforti. Inseriti i codici temporizzati, i rapinatori si impossessavano del denaro fuggendo a bordo del veicolo preso a noleggio. Dopo qualche giorno di fresco, l'Italia torna nella morsa del caldo che nel fine settimana farà toccare punte anche di 40 gradi. Il benefico effetto di Circe si è quindi esaurito per lasciare spazio ad Ulisse, il nuovo anticiclone africano che nel corso del fine settimana porterà la quarta breve fiammata di caldo record con punte di 37-38 gradi sull'Emilia tra Bologna e Ferrara. Essendo poi il prossimo, l'ultimo weekend di luglio, saranno molti gli italiani a saltare in macchina per dirigersi verso le tanto sospirate vacanze. Insomma, siamo al primo weekend di allerta e se non proprio di bollino nero per la viabilità stiamo parlando, che la giornata nera, secondo ANAS, sarà il 4 agosto, l'invito alla prudenza e all'attenzione è sempre valido e intanto buone vacanze! Arrivano in centinaia di migliaia e hanno i portafogli gonfi di soldi da spendere. Parliamo dei russi che negli ultimi anni hanno letteralmente preso d'assalto la Riviera Romagnola ed in particolare la città di Rimini. Una vera e propria risorsa che in questi tempi di crisi porta un po' di sollievo agli operatori, in particolare albergatori, ristoratori e soprattutto commercianti. Operatori che sempre più devono attrezzarsi per poterli accogliere al meglio, assumendo personale di lingua russa e rendendo disponibile ad esempio dei personal shoppers che accompagnino i cittadini dell'ex Unione Sovietica a fare compere con grande attenzione per i marchi di lusso che nel loro paese vedono un rincaro di prezzi di circa il 40%. Di questo e di tanto altro si è discusso a Riccione in una conferenza organizzata da Riccione Turismo.
siamo stupiti di trovare dei turisti russi che sono felici della nostra accoglienza, quindi di quello che stiamo dando. Quindi, ecco, una cosa importante con i russi: non bisogna mai dire di no, bisogna sempre trovare una soluzione, perché sono disposti a pagare per avere qualsiasi cosa. In questo momento l'unica fonte di sostentamento che abbiamo, perché i nostri clienti russi, che comunque sono fidelizzati, vengono sia estate che d'inverno già da oltre 10 anni, in questo momento è quello che ci danno la forza per andare avanti. Ma quanto spendono questi russi? Ah, i russi non hanno budget, non hanno limite a spesa, perché se è una cosa che a loro piace, loro spendono volentieri perlomeno i loro soldi. È stato firmato a Rimini il protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale ed il Coricom dell'Emilia-Romagna, il Comitato regionale per le comunicazioni, che permetterà da settembre la creazione del nuovo sportello per i cittadini dedicato alle controversie con operatori di telefonia e TV a pagamento. Fino ad oggi era necessario spostarsi a Bologna, con l'autunno invece i cittadini potranno recarsi nella sede comunale ed avere un colloquio in videoconferenza con un responsabile dello stesso Coricom. 232 nel 2010, 224 lo scorso anno e ben 119 nei primi mesi del 2012. Questo il numero di richieste pervenute al Comitato regionale dalla sola Rimini, richieste che hanno riguardato per la maggior parte le compagnie telefoniche, con un 29% di casi di problemi nella fatturazione, 22% nei casi di recesso, 11% per malfunzionamenti e le restanti percentuali per disagi nella portabilità o nella trasparenza dei contratti. Un altro passo in avanti per Coricom, a cui è possibile rivolgersi nel caso si abbiano problemi di questo tipo, grazie a cui quasi sempre, nell'80% dei casi, si trova una conciliazione che accontenta il consumatore. Confindustria pessimista, continua il calo del PIL, impossibile che ci sia una ripresa entro quest'anno, dicono gli imprenditori. Intanto diminuiscono le vendite al dettaglio, a maggio dello 0,2% rispetto al mese prima, meno 2% rispetto a maggio 2011, lo dice l'Istat. E ha un grosso problema di vendite la Fiat, tanto che l'amministratore delegato Mark Jonne se la prende con i concorrenti tedeschi. Con la politica dei prezzi di Volkswagen è un bagno di sangue, dice. Italia, Spagna, Grecia e Francia sotto gli attacchi degli speculatori e l'Eurozona che guarda al 2 agosto al vertice della BCE, ma il numero uno dell'Eurotower pesta già i pugni sul tavolo. Un messaggio chiaro, ha detto Mario Draghi: faremo tutto il necessario per preservare l'euro e credetemi, sarà abbastanza. Parole che portano in lieve ribasso gli spread di Italia e Spagna, paesi che, aggiunge Draghi, hanno fatto progressi notevoli. L'obiettivo numero uno adesso è ricacciare gli attacchi al debito e uscire dalla frammentazione finanziaria. 7,1 kg di bambino, ma non è una bella notizia. Il piccolo, si fa per dire, cinese da record, evidente caso di macrosomia, è infatti in condizioni critiche. A causa del diabete materno i suoi polmoni non si sono sviluppati correttamente, causandogli gravi problemi respiratori, e nemmeno il cuore funziona bene. Le sue dimensioni non sono casuali. Pare che la madre abbia mangiato almeno 0,5 kg di riso a pasto durante la gravidanza. 14 le pellicole italiane che passeranno nelle diverse sezioni del prossimo Festival del Cinema di Venezia, in programma dal 29 agosto all'8 settembre. Bella addormentata di Marco Bellocchio, È stato il figlio di Daniele Cipri e Un giorno speciale di Francesca Comencini, le tre pellicole in corsa per il Leone d'Oro. Fuori concorso invece ci sono anche Liliana Cavani, Daniele Vicari e Carlo Mazzacurati. Il programma della Kermesse è stato presentato questa mattina dal nuovo direttore Alberto Barbera. Ammontano a 28.000 euro i fondi raccolti in occasione della partita, un calcio al terremoto e palla al centro, disputata a San Martino Spino il 10 luglio tra la squadra del mister Renzo Olivieri e una rappresentativa dei terremotati. I fondi saranno destinati alle famiglie senza tetto delle frazioni mirandolesi di Gavello, Tregobbi e San Martino Spino di Mirandola.